3, 2, 1. A few moments later. Niente, c'è un cazzo da fa. Ho portato questo. Vai, padino tattico. Ha preso la tattica. Il mandarino l'ha mangiato. Adesso siamo a letto. Bonjour, secondo giorno nel manicomio. Oggi non ho dormito. Si prospetta una lunga settimana. 28 dicembre. 4, 5, 6 giorni. Se tutto va bene per l'operazione, qui allettato. Invece se ci sono altre urgenze mi rimanderanno e ti aspetterò ancora di più. Day 3 in Dash, ci stiamo abituando. Posso farci nulla, quindi mi sono arreso. Quella sta per là. Lattuccio è arrivato. Lo sai, banane, cazzi. Cenetta romantica. Guarda qua che zazzicchie. Minestra di merda. Salsiccette di merda. Cavolfiore che non toccherò. Mandarini buoni. Questa è la postazione da gaming. Ho sporcato di merda. Non è vero, riso. Sabato 30 dicembre. Abbiamo mangiato una pastarella. Guarda qua. Ci stai ancora però? Pomeriggio vengono i ragazzotti. Pezzo dell'obbi, pezzo dell'obbi. Guarda gli erzo. Come sfarfalla la fregna. Che sono successo? Dopo sono stato a loro. Non le tocca, sta tocca. Vedi le guanti che toccano. L'hai fatto? Siamo col nostro amico. No, non lo dico tu. Sono venuti i miei amici. Ciao ragazzi! Dammelo facile. Ciao ragazzi! Io Covid, senti! Ma si attacca di Covid, te, però. Beh, sono capito, te. Scusa, regala qua dove. Se mi stocchi la zampa l'ammazzo. Ma è una competizione, dai. 3, 2, 1, via. Cadi. Qual è sto dentro? Dai, è un'attica di tutto un pezzo. Pure pensavo adesso. Oh, reali, reali, mi sa. Get ready for the next battle. Ragazzi, è domenica. Lasagna di gomma. Pollo. Qui è la nuova arrivata. Switch con Zelda. Tears of the Kingdom. Sono le due. Oggi lasagna e pollo ci stavano. Si mangia, diciamo, non troppo male qui. Almeno quello. Già il secondo giorno non ce la facevo più. Però non potevo arrendermi. Ho detto, tanto qua sto. Ho fatto una cazzata. Quindi bisogna solo attendere pazientemente. E che devo fare? Sono le 8:30 del 31 dicembre. E almeno ci possiamo consolare con un po' di tiramisù. Buono. Capodanno in casa, senza luci. Si continua ad avanzare. Bastardo. Tiè. Ho mai fatto un capodanno in casa senza luci. Vicino a una stufa a gas, temendo ti bruci. Nascondiamo quel dolore sotto a dei capo. È un nuovo anno, ma siamo ancora qui. Attendendo l'operation. Buon anno a tutti. La mia postazione da gaming si fa sempre più grande. Ci voleva una bella PS5 però. Lì. Ecco. Mi armi. Guardate con quanta leggiadria. Questa è la vista dal Hospital Grand Culver Hotel.
Niente, la SIPA sta procedendo bene. Devo dire che rispetto ai primi giorni, dove ero molto annoiato e non ce la facevo più, adesso diciamo che sono entrato nel flusso, mi sono rassegnato se vogliamo. Oggi è il 1° gennaio 2024. Io alle 11 già stavo dormendo, però a mezzanotte mi hanno svegliato e ho fatto qualche videochiamata e niente, mi sono rimesso a ninna. Mancano 2 giorni all'ipotetico intervento dove mi devono mettere una piccola vite e forse una placca, di nulla di troppo grave. Questa era di uno, ma gli hanno tagliato la gamba. Postazioni da gaming al completo. La cosa è che non vedo l'ora di allenarmi, infatti che palle, devo stare un po' fermo. Però appena torno a casa anche con questa gamba così mi allenerò, parte sopra, trazioni, spalle, eccetera eccetera eccetera. Sesto giorno in ospedale check. Sto mangiando un po' di porcherie, devo dire, per non perdere troppo peso. Ora mi lavo. Riso con crema di noci. Goulash con carote. Broccoli ripassati. Pandoro classico. Buono. Riso e pollo pure all'ospedale. Sono le 9 del lunedì sera e io vi do quasi la buonanotte. Peace. Comfort. Manca poco, abbiamo quasi finito. Era una challenge che volevo fare da tanto tempo, quindi sono felice di avercela quasi fatta. 7 giorni all'ospedale challenge. Non ve lo consiglio, però fate voi. Per fortuna che in tutti questi giorni non mi ha fatto male la caviglia. La cosa brutta però è che ce l'ho ancora storta, quindi devo vedere sta cosa non in asse con il mio ginocchio, cioè ci sta. Qualche giorno fa gli amichetti mi hanno portato pure una bustina di Pokémon e queste sono le carte. Snowball, Energia, Romelio and Gyarados. Centrato malissimo, centrato malissimo. Porca puttana, poteva essere un PSA 10. Bisogna depilare. That's their salt. Sono le 9 del 2 gennaio, 9 di sera, e da mezzanotte partirà la sub challenge più difficile che ora. Il digiuno. Giorno 3 gennaio, mercoledì, sono le 9, sono ancora a digiuno perché oggi probabilmente mi operano, speriamo. Ragazzi, sono le 6, ho digiunato fino adesso da stamattina e mi è arrivata la bella notizia che mi hanno rimandato l'operazione a venerdì. Bellissima, quindi ho sprecato una giornata facendo il digiuno a vuoto. Adesso l'altro è andato a fare l'operazione e quindi esco sabato, venerdì mi operano. Ho sprecato bei 10 giorni a vuoto, grandissimi. Passato di verdure con pasta, affettato di tacchino, carote, una mela, del pane. Oggi ho saltato dei pasti e quindi andrò molto in deficit calorico e questo mi fa rodere il culo. Tanto guardo Better Call Saul, lo idro, però i recipienti sono infami. Dai, schizza tutto, lo idro, l'altra volta. Pochu, oggi è il 4 gennaio, adesso è venuto il dottore, mi ha detto sì, domani in operazione, speriamo, incrociamo le dita. Guarda, se domani mi salta l'operazione, io sfondo qualsiasi cosa possibile, perché io non posso stare poi fino a lunedì, poi uscire a martedì, cioè proprio faccio un macello. Quindi, la challenge sta continuando bene, l'ho prolungata, che mi stavo divertendo ovviamente. Ora mi hanno riattaccato sta cosa così, no? Perché sei una sbrigata, no? Mi hanno spostato di camera, e adesso ho un nuovo compagno. Sono passati 10 minuti da quando sono qui e già non ce la faccio più. Già me ne voglio andare. Parla da solo. Ecco l'ultima cena. E da domani in teoria intervento. Speriamo bene, dovrei essere il primo.
Come? Signori, ci venite a liberare qui sono il cerato. Sono il cerlaccio. C'è il giocatore a casa che mi aspetta. Ho capito che era a casa. I'm watching 8 Mile with a old guy. Hi guys, welcome back. Today is officially my 10th day in the hospital. I'm here with my new roommate. Say hi. Today is my operation day. I'm pretty chill about it. I am enjoying so much here. The challenge is going well, and yeah, we ci sentiamo dopo. È giunto il momento di lavare i capelli da solo, perché l'ho lavati già 3 volte, però mi ha aiutato mia madre. Okay, let's start. We can now remove our t-shirt, we're gonna wet our hair. Don't wash my butt. Arco Dio. You gotta get your shampoo and wanna shake like that. I'm gonna put a shampoo on your fucking head in this way. Oh Dio. Massage your head in this way. I'm getting tired. It's getting hard. Not my dick. Oddio, I can't see anymore. Mi devo sentire a little bit. Ok, so asciugatevi i capelli così, in this way, and the job is done. Ora, visto che non ho un cazzo da fare, provo a imparare più bandiere possibili, ok? Questa, raga, è la seconda operazione che faccio alla gamba. Prima l'ho fatta al ginocchio, quindi sto diventando a tutti gli effetti un cyborg. Questa è la condizione dopo 2 digiuni. Oggi ovviamente lo devo fare per l'operazione. Mi sto un po' dimagrendo. Ragazzi, sono appena tornato dall'intervento, è andato bene e mi hanno messo la gamba al contrario. Sono sceso alle 2:30, sono tornato verso le 4:30. E però l'intervento è durato mezz'ora. Ho fatto l'anestesia totale, mi sono addormentato totalmente durante l'intervento. Ricordo anche di aver fatto un sogno, però riguardandosi sempre dell'ospedale. Pensa un po', sarà perché sto da 10 giorni qua. Ero con il camice senza mutande, quindi durante l'intervento ero a palle in fuori e si vedeva tutto, praticamente. Vabbè. Questo piede non lo sento, no? Sento fino alla tibia, fino al ginocchio. Se lo tocco così, io sento come un mattone. Non è normale, voglio. Domattina sembra di un amputare o no. Buonanotte. Ragazzi, buongiorno. È il 6 gennaio. La Befana, finalmente dopo 32 ore tipo, cosa del genere, posso finalmente mangiare latte, fette biscottate, marmellata, vamos. Ovviamente stanotte già non mi veniva sonno, poi si è messo pure lui a russare e niente, è andata in bianco pure oggi. Vabbè, almeno l'ultimo giorno. Mi ero alzato un po' con lo schienale e c'è andato un po' di sangue, un po' di afflusso di sangue, adesso sta bruciando, devo dire. Sta fa male. Ultimo pasto oggi sono cannelloni, mandarino, un bel pandoro. Ragazzi, finalmente sono arrivate le lettere di dimissioni e posso uscire da questo carcere, finalmente. La challenge è durata più del previsto, devo dire, è durata 11 giorni, però non lo consiglio a nessuno ovviamente. È stato molto faticoso, devo dire. Io adesso ho chiamato a casa, mi faccio venire a prendere. Vi saluto anche il mio teammate, il mio roommate, e in cazzo, ci sentiamo dopo.